Il successo e la grande attenzione riscossa nella prima edizione di Solidarte, asta benefica organizzata lo scorso giugno dal Rotary Club Fano, ha spinto l'attuale presidente Alessandro Principi e l'intero consiglio direttivo a ripetere questo vivace e dinamico impegno culturale anche quest'anno. Solidarte si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 17 presso la chiesa di Santa Maria del Suffragio di Fano, raffinata cornice che si appresta a ospitare la manifestazione. Saranno ben 32 gli artisti che hanno aderito a questa nuova edizione di Solidarte che, come lo scorso anno, devolverà il ricavato dell'asta alla Caritas diocesana, impegnata non solo nell'accoglienza e nell'aiuto dei profughi ucraini, ma in altre lodevoli attività assistenziali e sociali sul nostro territorio. A mettere all'asta i propri dipinti non sono solo artisti fanesi, ma nuove e gradite new entry, provenienti da tutto il territorio italiano, pittori e pittrici favorevoli a contenere le loro abituali quotazioni, partendo da una base d'asta di 50 euro, indipendentemente dalla reale quotazione delle loro opere. Una scelta dettata dal convinto desiderio di voler far conoscere ed avvicinare quante più persone, collezionisti o meno, alle opere proposte, nella consapevolezza della difficile situazione economica che molte famiglie si trovano attualmente a dover affrontare. Un invito a partecipare per scoprire anche il fascino adrenalinico ed emozionante che ogni asta possiede nel momento in cui si gareggia per il lotto che si desidera acquistare, oltre a sposare la coesione e la solidarietà che ha unito e posto in relazione tra loro artisti di ogni generazione e di diversa maturità artistica. Abbiamo pensato anche quest'anno di riproporla con maggiore attenzione e infatti tutto il merito va dall'idea di Solidarte e l'organizzazione al nostro segretario, amico socio Massimo Bonifazi. I rilanci saranno di 10 euro e quindi tutti gli artisti, anche famosi, hanno accettato questa nostra proposta, quindi sarà molto interessante. Un'asta quindi che è a favore della Caritas diocesana, che è impegnata nella cocente emergenza dell'accoglienza di tanti profughi ucraini che ci sono nel nostro territorio. Sì, come sempre siamo a disposizione di queste associazioni quando ce lo chiedono, di organizzare eventi tipo questo per cercare di portare un cospicuo contributo per aiutare queste associazioni a fare i loro service. Portare Solidarte a Fano vuol dire portare un momento culturale, perché comunque ricordiamoci che stiamo sempre parlando di arte moderna e contemporanea, ma stiamo anche parlando di arte moderna contemporanea che sposa una nobile causa, che in questo caso è la solidarietà. Abbiamo artisti molto diversi, sia per età, sia per curricula e sia per generi artistici. Abbiamo quindi pittori che dialogano con la figurazione pura per arrivare alle tante linguaggi e declinazioni dell'arte astratta. Abbiamo artisti giovani, quindi, che stanno muovendo i primi passi. Abbiamo artisti sempre fanesi, che però vantano curricula di più ampio respiro. Abbiamo un artista che può vantare anche una mostra personale al Moya Museum di Vienna, che è il museo istituzionale per l'Austria, quindi uno dei tempi sacri dell'arte moderna. Vorrei proprio sottolineare la generosità anche di questi artisti che hanno accettato di calmierare la loro base d'asta. E questo che cosa ci ha portato? Ovvero cosa speriamo? Di poter intercettare quante più persone possibili, quindi non soltanto il collezionista ormai strutturato, ma soprattutto quei giovani collezionisti che vogliono muovere le prime armi in questo bellissimo mondo.